Allora, quando scoprii Calcata e cominciai a abitare qua, davanti a casa mia abitava Roberto Ciotti e la compagna Susanna De Vigo, che era pure cantante blues. Insieme hanno fatto un disco, che è uno dei primi dischi di Roberto, che si chiama Super Gasoline Blues. E io mi ricordo che curai la copertina. Non ricordo bene se era l'82, l'83. Organizzammo una festa veramente incredibile che chiamammo Tubi or Not to Be, citando la frase di Shakespeare, ma in effetti si riferiva più ai tubi che a Shakespeare, dove tutto questo spazio, porta segreta, era invasa da tubi con liquidi colorati che si muovevano dentro questi tubi. E c'era musica. E arrivarono da Roma più di 2000 persone, è stata una cosa pazzesca. E a un certo punto c'è stata session, perché una session, perché fra i tanti arrivati da Roma c'erano tanti musicisti, tra i quali mi ricordo anche Gian Senese e qualcun altro anche del giro di Gian Senese. Diciamo il Gian Senese chi era, insomma, Gian Senese, vabbè. è un sassofonista di Napoli Centrale, giusto? Nero napoletano fantastico, che suonava anche con Tony Esposito, mi pare, con questi. E alcuni del gruppo di Tony Esposito pure sono capitati a quella festa. Ma la festa più grande credo che ci sia mai stata a E quindi, Calcata. ma pure Tony Esposito è venuto qua. E mi sa, però non me lo ricordo. Perché Ok. quel giorno c'era tanta di quella gente che non ho nemmeno memorizzato Certo, tutto, insomma. però c'era. Ma Calcata era piena come un uovo, Sì, piena Senesi, tutto, lo si chiama pieno pure. qua, pieno tutto il paese, tutti poi con i tacchi alti, vestiti da sera. Era Quindi. il periodo di quelli della notte, di Arbore, che conoscevo poi, perciò si sono passati parola con un tantamme, perciò tutta Roma è venuta a Calcata, Fantastico. compresi alcuni di quelli di Arbore, Ah, insomma. quindi c'è, cioè, tu hai conosciuto pure Lorenzo Arbore? Sì, Ma per qui a Calcala o. no, Arbore l'ho conosciuto a Roma, con Gegette, Lesforo, no? Più o meno, Però però diciamo parola d'ordine. tutti gli amici di quelli sono tutti venuti quel Diciamo giorno. che la parola d'ordine era, Sì. quindi c'è stata una festa a Andiamo Calcala, andiamo a a Calcata. Calcala. Sì, ma è stata alla È un grande. Ma passaparola. poi c'erano registi, produttori, attori, Dalida di Lazzaro, Dario Argento, che ha fatto pure questa scala, che, molto colpito poi dal posto, sai, Dario Argento, No, no? come ha fatto sta Ma, scala? L'ha fatta in che senso? nel senso che l'ha Ah, l'ha percorsa. percorsa! Vabbè, Ah, è fantastica sta dire cosa. tutti i personaggi di quel giorno è impossibile, però c'era tutta Una Roma. grande energia, insomma, positiva. Pazzesco Pazzesca, proprio, proprio. E pazzesca. questo, cioè, parliamo degli anni. Non mi ricordo se era 82, 83, Quindi sulla scia proprio quella degli anni i 70, primi ecco. tempi, insomma. Ecco. E poi partì questa session qua dentro, che era veramente un'energia Quindi da qui è pazzesca. partita. Sì, il centro era la porta segreta della festa, con i tubi colorati, la musica, i cocktail. E alle 2:30 che era proprio un delirio proprio di energia. Fortunatamente, dico tra virgolette fortunatamente, sono arrivati i carabinieri e ci hanno fatto smettere. Vabbè, questo Guarda, vabbè, a me tra virgolette, non sapevano quello che è dovevano stato fare. bene perché parecchi erano cominciati ad essere Vabbè. ubriachi alle 2:30. Non si sapeva, sai, a volte quando c'è tantissima gente scoppia la lite. Perciò a quel punto ho detto benvenuti carabinieri e alle 2:30 abbiamo chiuso. Solo che io e un'altra amica che eravamo tra i principali organizzatori siamo stati convocati il giorno dopo in caserma. Ah, questo c'è perché non c'hanno niente da fare pure i carabinieri, Anche insomma, che qui che poteva anche succedere? Che si abbiamo. ubriacavano, cioè, vedesse tutto Non lo so, campagna. però guarda, possono E che ci hanno chiesto succedere. Allora, i carabinieri? poi il giorno dopo in caserma io e questa amica abbiamo detto: noi abbiamo invitato 200 persone, se poi ne sono arrivate 2000. Cioè, contestavano qua la gente Che non avevamo che. avvisato, Ah, beh, cioè, capito? l'autorità precostituita, cioè, Te così, non dei avevamo Savoia. avvisato nessuno, Certo. ma
c'era un traffico di macchine dalla Cassia a Calcata continua e posteggiate da Calcata fino a Falegna. Praticamente fuori Calcata c'erano 3 macchine della polizia e 2 dei carabinieri. Ah, e dopo alla fine sono arrivati. Perciò dovevo immaginare che macello, insomma. Però è stata una festa grandiosa, insomma. Un altro musicista che suona spesso a Calcata è Biso, che è anche il cugino di Roberto Ciotti, per dire. Che tuttora vive qui a Calcata. Che musica fa, insomma? Vanno dal rock a... più rock che jazz. Che jazz è un... che strumento suona? Chitarra. Chitarra. E quindi c'è un'occasione di suonare anche in... Sì, a volte insieme a Manuel, insieme a Antonello, insieme... occasionalmente. Escono fuori 2, 3, 4 chitarre e si mettono insieme a giocare anche in piazza. E questa è una cosa, insomma, che forse è rimasta da quelle scie dell'atmosfera, sì, no? Queste cose spontanee, no? E diciamo bene i nomi, Manuel, come Manuel Sambuco, no? Manuel Sambuco, sì. E poi Antonello? Antonello Bertelocchi, che è un grande musicista di strada, insomma. Beh, Antonello è proprio un grande frequentatore di Calcata, musicalmente e anche nella vita. Antonello è diciamo il... vive parecchio qua lui. E il soprannome com'è? Indio. Chiamato Indio. Che sta con Zazà. Uno che ha suonato parecchio qua fino a un po' di anni fa, Alfredo, che purtroppo non ricordo il cognome, è un musicista sudamericano, mi pare argentino, che fa musica sudamericana, anche lui ha un gruppo, purtroppo non ricordo il nome, però diciamo che ha suonato parecchie volte a Calcata. Poi c'è Bruno Rock. Che faceva però Salfredo, insomma, che musica faceva? Musica sudamericana. Ah, quindi solo... E non solo. Ma chitarra, che strumento? Mi pare la chitarra, oddio, sai, non ricordo. Nel frattempo ci sono stati anche 2 o 3 concerti classici, soprattutto di chitarra classica. Uno di questi che suonava, mi ricordo che era il duo Palamidesi, però sinceramente non ricordo i nomi ora dei vari musicisti. Poi c'è stata una danzatrice indiana, con la musica indiana chiaramente, che ha fatto uno spettacolo qui a Porta Segreta. Poi abbiamo avuto una giornata di danza del ventre, sempre con la musica adeguata, dove quasi tutte le ragazze di Calcata hanno partecipato alla danza del ventre, insomma. Fantastico. Tanto per dire tante piccole, anche piccole cose, ma tante improvvisazioni, e molto piacevoli, infatti. Molto godibili, insomma. Ah, poi c'è Shinto, che anche lui è un po' sull'onda del musicista di strada, suona strumenti molto particolari, tra cui questa specie di strumenti o gong di metallo, che poi c'è Madra Carrara, insieme alla sua compagna, che hanno una grotta qui a Calcata, dove ci sono tutti questi strumenti bellissimi, fantastici, e di gran qualità, perciò anche loro sono altri di un altro tipo di musica, di un altro genere di strumenti, ma veramente molto molto interessanti. E io concluderei con il filo conduttore. Tu potresti fare un'analisi, cioè quindi conclusiva, da tu che sei arrivato fino ad oggi, quindi a questi ragazzi c'è un filo conduttore. Insomma, come questo filo conduttore, come che ha lasciato? Diciamo che c'è stata dai primissimi tempi che siamo qua ad oggi quasi una sottile continuità, anche se a zig zag, insomma, con momenti di assenza, però con momenti di ripresa molto interessanti, perciò la musica a Calcata ancora esiste, insomma. E quindi possiamo definire un laboratorio unico? Come lo definiresti? Ecco. Sì, Calcata è un laboratorio unico, o quasi unico in tutti i sensi, per l'arte, per la vita che si fa qua, per il posto, per l'aria buona. L'aria buona c'è già di meno.
Comunque è sempre un paese che, dove l'arte è preponderante, sì. Insomma, arte compresa la musica chiaramente. Certo. Ma io mi interesso principalmente di arte figurativa, pittura, scultura, eccetera. E questo spazio in particolare, dopo la musica, dei vecchi tempi è dedicato oggi soprattutto all'arte. Penso che vada bene. Fantastico, fantastico, veramente adesso faccio un giro proprio nell'arte delle due opere. Le faccio.